Ciao belli! Ebbene sì, finalmente ci siamo! Sono qui per portarvi i miei quattro deck che utilizzo per la War. Siamo alla parte finale della War dopo tutte le settimane. Stiamo andando alla grandissima, il mio clan, gli faccio i complimenti perché sono pazzeschi, 51.000 punti. Tra l'altro ieri non ho neanche attaccato, infatti chiedo scusa pubblicamente. Mi raccomando, iscrivetevi se volete altri video War. Siamo già a 402.000, conto su di voi, ROAD di 1.500.000, l'iscrizione gratis, soprattutto se volete commentare nelle live e nella chat dal vivo della premiere, perché questo video è in premiere. Codice Grax. Ah, parlando dello score, siamo 12-9, non giocherò, mi trovo a 6.400 coppe, non sto messo male. Oggi pomeriggio alle 17.30-18 saremo live per provare a superare il mio record di sempre. Mancano pochissime coppe, il mio record è 6.493, dipende tutto dal vostro supporto, lasciate 6.493 like. Ripeto, il codice Grax sta alla fine, andiamo, perché sennò ci mettiamo 3 anni. I miei 4 deck sono rispettivamente il primo che utilizzo il deck 2.6 classico, che è un deck che non richiede tante carte particolari, perché come ben saprete ogni deck della War deve avere carte singole, cioè io il log non lo posso mettere nel deck 1 e nel deck 3, deve essere solamente nel deck 1. Quindi primo deck 2.6, molto particolare, buonissimo se lo sapete giocare. Secondo deck Bridge Spawn, top con il P.E.K.K.A. Il problema è che ci sono tante carte leggendarie, per questo vi dico sempre che ho bisogno delle leggendarie, devo fare almeno la Bandit all'11, il Mago Zappa al 13 fondamentale. Comunque deck molto buono. Deck classico gigante e Sparky, con la terremoto e la snowball riusciamo a gestire bene le truppe aeree, le strutture, è un ottimo deck. Ultimo deck gigante royal con fulmine e bariletto al posto del log. Il domatore ovviamente quello che gioco sempre per primo per provare a vincere. Andiamo a vedere quello che succede. Se vola, se vi piacciono questi deck utilizzateli, cosa importantissima. Se avete altre win condition che vi funzionano, no? Ad esempio il golem, oppure il gigante elettrico, oppure la trivella che adesso è fortissima, provate a mettere dei deck di quel tipo lì. Io utilizzo questi perché sono quelli che tra virgolette mi piacciono di più. Marco è pure italiano, attenzione, sarà un big match. Comunque boys, questa arena è l'arena più bella in assoluto, cioè con gli spettatori è veramente spettacolare. Le War con la nuova modalità sono diventate leggermente meglio, non incredibili ma oserei dire leggermente meglio. Potrei tirare un eventuale log e ciclare il domatore. Ci facciamo 4 match, facciamo tutta quanta la War insieme. Sarà un deck un po' lungo, sarà un video abbastanza lungo. Fatemi sapere se vi piacciono anche dei video un po' più impegnati, perché ultimamente vi porto 2 partite a video, potrei metterne anche 3 o 4, lasciatemi in commento. Però datemi un attimo, perché questo è partito subito a palla e non sto messo per niente bene. Infatti sarò costretto a tirare un log per pushbackare un attimo il domatore, evitare di prendere troppi danni. Sono partito male, quindi dovrò andare dalla parte opposta. Non è un deck meta il suo, e il fatto che abbia il domatore potrebbe crearci dei problemi per i match successivi. Allora, con calma cerchiamo di riaprirla. Sta cercando sicuramente di ciclare. Io me ne vado a destra adesso e ho il cannone eventualmente per un suo cycle di domatore. Questi sono danni molto buoni per me. La tornata è top. È un problema perché proprio me l'ha beccata precisa sul domatore. Diciamo che sta una situazione abbastanza sfigata, ma non vi preoccupate che me la gestisco. Ma riconosciuto, grande Marchetto. Quindi giocatela bene, non fare figuracce, bello, eh. Buona la fulmine. Deck molto particolare. Se riesco a vincere questo, poi dopo dovrei andare abbastanza in tranquillità. Abbiamo tutto il tempo per recuperarla. Metto il congelino. Boia. Sembra il deck quello vecchio che andava tipo nel 2018, non so se ve lo ricordate. Era quel classico deck boia, domatore e... c'ho paura della fulmine, spero che non abbia pure la fulmine. Ma come? Ah, è vero, no, sì, ce l'aveva come la fulmine. Vabbè, log. Wait, io provo a ciclare. E sta botta, ragazzi, dobbiamo cominciare a fare danni. È vero che ne ho presi tanti già, eh? Ne ho presi veramente tanti. Lui potrebbe avere la tornado. Comincia a fare qualche danno. Metto il moschettiere e va bene. Non tiro il log perché mi serve sul domatore. Ok, qui l'ho giocata bene. Fireball. E sono partito male, ragazzi. Sono partito male, vi chiedo scusa. Considerate che perdo col mio deck principale. Per farvi capire come è iniziata malissimo la situazione. Si tratta di un duello, quindi magari possiamo anche gestirla con gli altri deck. Domatore che va dritto, tornado che potrebbe arrivare. Ok, è tosta recuperarla perché c'è la fulmine e sicuramente lui dei danni puliti me li fa. Mettila come te pare, i danni ragazzi li fa. Va bene ragazzi, partita chill. Andiamo col secondo deck, speriamo che non mi counteri tutti i deck, che sia snipe. Ho scelto il deck gigante royal. Se c'è arpecca ragazzi, ci lascio le penne. Spero di no, eh. Mago di ghiaccio da dietro. Il duello si fa interessante. Moschettiere al 12 non è neanche troppo alto, quindi la sconfitta che ho fatto prima è stata abbastanza pesante. Il mago di ghiaccio
Non mi incute timore. Oh yes. Quindi quello era il suo deck principale. Questi qua dovrebbero essere leggermente più bassi. Il gigante all'11 forse lo gestiamo. Complimenti a lui che è riuscito a vincere, ragazzi, contro il mio 2.6. Per farvi capire che io sono intrattenitore, ragazzi. Non c'ho nulla a che vedere con player forti, cose mistiche. Io faccio il mio. Voglio mettere una fulmine, così indeboliamo. Facciamo magari un doppio danno sulla torre. Vai, che un doppio danno c'è uno e due precise. Ho anche indebolito il cavaliere. Siamo molto in vantaggio. Occhio al mini pecca. Dovrò fare una cosa di questo tipo: farlo tornare indietro, mettere anche gli sgherri, così che poi me li ritrovo in fase di push. Ottima la scelta di Grax di mettere il gigante royale. Se lo metto da dietro posso fare un sacco di danni. Carichiamo l'elisir. È una delle poche volte che vedete Grax con deck differenti. Diciamo che questo deck worka forte nel per due. Posso mettere il gigante royale da dietro e aspettare. Regasto fa un disastro. Un attimo che devo girare il bariletto per togliere tutti quanti gli scheletrini. Spero che non abbia la congelamento. Anche questo deck è molto interessante. Lui sta giocando bene. Attenzione, ragazzi, io non lo devo sottovalutare. Certo, se entro in per due adesso e carico eventualmente la fulmine, posso davvero fare una marea di danni. Però c'è Armini pecca. E allora preferisco aspettare. Ad esempio questo gigante royale gliel'ho dato in pasto. Forse strappo una hit, che comunque non è poco. Però dovrò utilizzare molto bene gli sgherri in fase difensiva contro la sua cimitero. Se carica la torre io vado in positive elixir trade. Peccato che ho tolto solo il moschettiere, ma preferisco non caricare troppo. Buona... No, la zappa non ci stava sinceramente. Stregoncello di ice. È il momento di caricare. Gigante royale da dietro. Tesla nel mid. Sgherretti per togliere tutti quanti. Bellissime le frecce in predict. Calmi. Togli tutti quanti gli scheletri di Grax. C'è il bariletto. Ok. E ora devo cercare di vincerla utilizzando tutto quello che ho a disposizione, ovvero una fulmine super top per prendere mini pecca. Bella anche questa, ragazzi, eh. Buona la mia giocata, però. Siamo sul pezzo. Teslozzo c'è. Ma Marco è molto bravo, ragazzi. Stregone di ghiaccio, vediamo se riesco un attimo a ciclarla. Giustamente lui c'ha le frecce e quelle ci danno particolarmente problemi. Però sta botta mi sa che deve andare a difendere. Gli ha detto un po' male, perché mi sa che sta botta lui deve difendere. Ci abbiamo il mago di ghiaccio rallento e non gli faccio mettere eventualmente il barile. Ciclo al volo un paio di sgherri. Ci metto il mega sgherro. Lui ha perso il mini pecca. Di conseguenza, se riesco a ciclare ad andare di fulmine, dovrei parzialmente fare danni pesanti. Questo è un bel mega sgherro che fa uno e due danni, 400. Ho paura solo del suo ultimo push. Se lo difendo non dovrei rischiare più di tanto. La Tesla la metto qua, questo lo metto qua, questo qua, ragazzi, lo piazziamo molto velocemente. Attenzione, ci abbiamo un barbaro. Togliamo il giga. Ma non è detto, regà. L'ha vinta, ragazzi. Bravo lui, GG. Marco è stato veramente bravo, ragazzi. Sono stato un pollo. Io non so padroneggiare sti deck, ma lasciate stare. Andiamo sui duelli singoli. Magari va un po' meglio. Di solito worko di più, però sono stato pollastro. C'avevo addirittura le truppe al 12, ragazzi. Mea culpa. Abbiamo il deck pecca. Imperatrice. Li sto beccando tutti italiani. Ma che spettacolo. Cerchiamo di far workare il deck pecca. Sarebbe il colmo vincere con i deck quelli che so utilizzare peggio, piuttosto che quelli con cui arrivo a 6400. Ma può succedere, ragazzi. Infatti, attenzione, perché è difficile pure questa. Ma com'è possibile che me counterano pure qui? Ok, devo togliere almeno la witch. Perfetto, questo torna indietro. Potremmo fare una situazione del bridge spam. E il colmo, mi viene da ridere. Abbiamo perso con il gigante royale, che è quello che so utilizzare meglio dopo il domatore. E il domatore è clamoroso. Penso se le rigioco 10 volte le partite, tanto non avrebbero quel risultato. Però è il bello dei Clash Royale, ragazzi. Arciere magico, magari una volta vi porto una situazione più positiva. Questo colpisce. Vado a mettere un pack almeno. No, ho sbagliato, errore, ragazzi. Fermi che non sto giocando bene qua. Qui ho fatto un errore grosso. Qui ho fatto un errore molto grosso, perché il pecca me lo scioglie il drago infernus. Io comunque sto ricaricando il drago infernale. Ho perso la torre, ragazzi. No, così non workiamo. Boni, mi sono perso una torre, neanche me ne sono accorto. Ma che sto a fa? Svegliate, Grax. Proviamo ad andare sulla sinistra. Sarebbe bello recuperare, ma siamo messi un po' maluccio. Molto male. C'è possibilità di recupero? Abbiamo perso una torre e ci sta massacrando la torre di sinistra. Comunque, certo, vai col pecca, te becchi golem di elisir e witch con gli scheletrini più drago infernale. Devo cercare di fare un counter push, ma ormai manca troppo poco. Provo a mettere un pecca da dietro. Lui mette il golem di elisir. Un bel vantaggio di elisir sulla parte finale. Ci metto la veleno per non
far wake-uppare quel signorino là. Potrei anche andare con l'ariete da battaglia e la bandit in quanto c'ho la zap, eccetera. Zappo. Ok, tolto lui. Ma GG, ragazzi. Cioè, lui gioca forte. Non so come potrei eventualmente vincere partite del genere. Non lo so. Vero che c'ho il mago zap, 27 secondi. Ho perso la torre, non posso fare 3, ma è possibile, raga. Ma hanno counterato tutto! Cioè, io vi faccio vedere i deck della war, come perdere in war! Ma come funziona? Ma che sfiga! Almeno speriamo l'ultimo deck, che tra l'altro è il più difficile da utilizzare. Di sicuro perdo pure con quello. Come far sembrare la war un qualcosa di irraggiungibile? Ma fidatevi che workano, perché vinciamo sempre. Raga, il bello della diretta. Ultimo match. Mo, io non so se lo vincerò. Ci abbiamo il deck gigante Sparky, quello che so utilizzare peggio. Se è italiano impazzisco. Francese, questa tocca vincerla. Questa bisogna vincerla, ragazzi. Non c'è trucco, non c'è inganno. Mettiamo il boia da dietro. Mi viene da ride. C'ho tutto il tempo. Io posso mettere anche una scintilla da dietro. Non ho il log purtroppo su questo deck. Un po' mi dispiace. Però c'ho una bellissima snovalletta che potrebbe togliermi quel signorino là. Tolgo l'altro e va bene. Purtroppo c'ho la Sparky all'11. È una grande rottura di scatole, perché non regge tantissimo. Però se riesco a gestirmela bene, comunque posso fare ottimi danni. Ora non so lui che cosa voglia mettere. Io metto una terremoto di corsa, perché pulisco tutto. Ragazzi, il gigante mi va a torre e c'è Armini Pecca. Ma questa è sfiga. Ma non è possibile. Calmi. Non fare errori, Grax. Minatore che non mi causa problemi. Mini pecca contro mini pecca. Vince il suo, ovviamente. E qui deve andare al cerio pirotecnico. Ma vi rendete conto che c'è un minatore e veleno? È una cosa fantastica. Vi prometto che vi porterò un video 2.0 sui deck per farli vedere sotto un diverso punto di vista. Così è stato un devasto. Mi viene da ridere. Però non ci posso fare niente, ragazzi. Ho detto sfighissima. Sono stato pollo che ho perso il duello. Lì sì. Il duello sono stato pollo io a perderlo, perché potevo giocarlo sicuramente meglio. Ma io voglio capire come caspita faccio a entrargli. Che lui c'ha le spell. Allora, questo è buono. La veleno l'ha messa troppo presto. Per fortuna riesco a salvarmi parte della Sparky. L'arciere Pyro è buono. Il mini pecca dovrei potenzialmente toglierlo. O faccio, ragazzi, un push OTK, oppure vi saluto e vi ringrazio. Bella sta giocata, attenzione. Questa è stata ottima. Ok, vediamo un po' se riesco a entrare. Magari con altro Pyrotechnics. Qua ci mette il mini pecca, giusto? Ma il cavaliere nero, ragazzi, è counter. Cioè, ma che vi dico? Ma è incredibile! È stato tutto incredibile questo match. Minatore che difendo. Non riuscirò mai ad entrare nella mia esistenza. Posso solo provare a fare qualcosa di buono con mini pecca. Terremoto per pulire velocemente. Mini pecca che deve entrare. Dai, mini pecca! Fammene vincere una! Sì! Ragazzi, ho vinto con il deck più scarso contro il francese. Video salvo, so contento. I deck sono buoni. Lasciate perdere i primi due match che ho fatto schifo. Ve li riporterò. Spero vi siate fatti almeno una risata. Io vi do appuntamento a questa sera alle 18 più o meno per giocare ladder e provare a fare le 6.500 record. Vi chiedo 6.500 like. Iscrivetevi, campanella. Mi immagino quelli che entrano nel video per vedere i deck e poi vede Grax che ci perde. È il colmo. Fidatevi che sono buoni. Se avete il 2.6, questa tipologia di deck sono buoni, perché tutti e tre, quello con la Sparky un po' meno, diciamo che li potete utilizzare pur avendo il vincolo di non utilizzare le carte doppie. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che voi possiate vincerci. Io vi mando un bacio enorme. Noi ci becchiamo oggi pomeriggio. Ciao belli, grazie del supporto. Iscrivetevi che è gratis. Codice Grax. Ciao.